dentro con me sfonda e con Stefano anche una porta aperta, perché noi siamo assolutamente fuori dagli schemi, sì. Non, altrimenti non avremmo chiamato così il format, e quindi sarà sicuramente avvincente la serata. Ricordiamo dove si tiene il dibattito e la cena, è dalle ore 20:15 circa all'ingresso, il dibattito inizierà verso le 9, e al WEUR in Viale Egeo 98 a Roma, e per prenotarsi basta chiamare il mio numero 349-5319075, quindi chi volesse vedere un po' come funziona questo format e conoscerci, stare un po' con noi, parlare ovviamente anche del Barcellona, perché ricordiamo Mattioli è un tifoso del Barcellona. Esatto, motivo in più per... che gli ho fatto, ricordiamo anche per i tanti fan di Maxi che ovviamente ci sarà anche Maxi che farà sicuramente una domanda al nostro Mattioli in tema Barça. Esatto, motivo in più per esserci, perciò siateci. Esatto, siateci. L'importante nella vita è esserci, io lo dico sempre anche ai nostri ragazzi, la presenza è tutto. Invece per te, Erika, assolutamente sì, speriamo che appunto anche il popolo blaugrana di Roma possa veramente rispondere presente a questa iniziativa molto interessante da un punto di vista giornalistico ma anche calcistico. Erika, per te invece una domanda dal tifoso blaugrana Albert. Io volevo prima della domanda volevo fare io un'osservazione a voi, di cosa ne pensate a proposito del Manchester City, perché è uscito una distribuzione dei profitti Champions 2015-2016 e a parte che c'è stato un aumento di 315 milioni rispetto alla stagione precedente, il club che ha incassato di più praticamente è proprio il City, cioè 83,8 milioni, il secondo è il Real Madrid con 80 e terza la Juventus. Non so se avete letto questa classifica. Ma sono sempre ovviamente dati, secondo me, da prendere con le molle. Sì, però i proventi sono suddivisi anche in base al valore proporzionale del mercato televisivo nazionale di ciascun club. So che tu sei sempre molto attento a questa cosa, Stefano, ne volevo parlare. Esatto, mi sembra particolare come classifica che il City sia in testa a tutti. Poi bisogna vedere che elementi prendono in queste statistiche, perché... L'UEFA ha comunicato questa cosa, la distribuzione dei profitti. Tra l'altro la Roma pare abbia portato a casa 68,46 milioni. Poi bisogna capire allora dove gli americani si hanno nascosti. Esatto, qui qualcosa non torna. Vabbè, ma con questo condivido l'idea del buon Stefano. Allora vai Stefano con Albert, vai velocemente, mancano pochi minuti. Erika, tu sai che per me è un piacere di venire la prossima settimana per parlare del calcio. Sì, ci sarà Albert, perciò ufficialmente ha detto che verrà. Sì, è molto possibile che perfetto, ha accolto il mio invito. Una piccola osservazione che tu hai detto. Mi raccomando però, biondo alla Messi ti voglio. Alberto va corretto. Che tu hai detto questi problemi che hai detto di Messi Io credo che noi non abbiamo di fare di parlare di questo, perché questo qui voglio di parlare di questi problemi. Poi la gente di Real Madrid, la gente che viene la caverna mediatica, certo. Gli piace di parlare di che Messi crea problema, ma Messi. Non è vero. No, guarda Alberto, Messi. Non ho detto che ha creato un problema. No, lo so che tu non l'hai detto. Ci sono state polemiche su questa cosa, cioè che hanno scritto i giornali di questa cosa, come il fatto della bottiglietta. Poi alla fine lui si è difeso, è stato provocato. Non è un tipo litigioso, quindi quando scatta, giustamente è nervoso per la sconfitta, ci sta, quando scatta è sempre perché c'è una provocazione di mezzo, quindi non era una cosa anti-Messi. No, sì, è chiaro. Tutto il mondo sapete che Messi non crea problema, ma no, noi non abbiamo una persona educata, tranquilla, la gente di Barcellona abbiamo di parlare di questo, perché questo, ma tutto il mondo lo dice, questo è per non parlare del buon calcio di Barcellona. La caverna mediatica, va bene, certo, la caverna gli piace. Tra l'altro, a proposito di Barcellona, ultimamente è uscita anche la notizia del fisco spagnolo, no, che bracca Sanchez.
la sua permanenza in Liga, no? Esatto, Alexis Sanchez. Sembra quasi che prendano di mira proprio i Erika, dobbiamo, dopo Messi, Neymar, esatto, dobbiamo ricordare insomma che proprio Luis Suarez in conclusione della partita ai microfoni ha detto, dice, dobbiamo, adesso dipende tutto da noi stessi, il risultato della Champions, cioè basta battere Glasgow Rangers, Celtic e Borussia Mönchengladbach, o anche addirittura un pareggio con uno dei due per la differenza reti, mentre Busquets insomma segnala il fatto che il City di Pep sta migliorando partita dopo partita. Non è stato facile, si è buttata diciamo la quantomeno in questo secondo tempo non bello la partita, però loro hanno giocato comunque bene, ma anche il Barça gli ha tenuto testa. Guardiola è un grande tecnico. Esatto, però dobbiamo andare nella pausa, rientriamo subito dopo. Bueno, creo que hicimos una muy buena primera parte, creo que somos conscientes que podríamos haber concretado alguna de las otras ocasiones que tuvimos, pero bueno, tampoco sacarle desmérito al rival, que creo que hizo un buen partido. No, creo que anímicamente jugando local eso ayuda mucho y bueno, creo que en el segundo tiempo salieron de otra manera también ellos, sabiendo que estábamos presionando bien, no dejándolos jugar, que tienen jugadores que marcaban la diferencia y bueno, hacer un balance a nivel general, hacer autocrítica, que tenemos cosas que mejorar y bueno, para eso estamos acá. Sí, bueno, somos conscientes que somos primero y que de la clasificación de terminar primero sigue dependiendo de nosotros mismos y bueno, también hay cosas que tenemos que ver para tratar de afrontarlo de distinta manera los próximos partidos que quedan. Sí, está claro que como he dicho, pues ellos han presionado mejor en la segunda parte, el gol les ha dado alas porque está claro que están en una posición en la que una derrota o un empate los dejaba en peligro, ¿no?, de jugarse la segunda posición con el Borussia Mönchengladbach. Y bueno, pues está claro que han sido mejor en la presión, han estado más juntos, han sacado mejor el balón desde atrás y nos han creado mucho más peligro. La primera parte que hemos hecho, pues ellos la han hecho así a la segunda, había una parte para cada equipo, pero ellos pues mucho más eficaces. Olele, olala, ser al Barça es al millón calla. Olele, olala, ser al Barça es al millón calla. Olele, olala, ser al Barça es al millón calla. Olele, olala, ser al Barça es al millón calla. Eccoci, che siamo tornati, come dice Alberto. Dobbiamo salutare Erika. Voglio dare una notizia molto buona. Ecco, molto buona. Il grande Andrés Iniesta oggi si è tolto la protesi. È vero, bravo, si è tolto la protesi, era molto molto meglio. Senti, grande Andrés. Prima di salutare Erika, siccome c'è il nostro grande ascoltatore Antonio Galletti, okay, che ci manda delle il gallo esatto, da Bologna, ci scrive queste domande, allora considerazioni e domande che voglio sapere da Erika che ne pensa. Allora, intanto Antonio dice: Barça fantastico nel primo tempo, ma gli errori del duo Sergio hanno rovinato le nostre certezze. Esatto. Avevamo cominciato una buona. Aspetta, che ho delle difficoltà a leggerlo. Eccolo qua. Allora, l'inerzia della gara si è capovolta e noi non siamo stati più padroni del centrocampo, quello che stavamo dicendo all'inizio della trasmissione. Esatto. Terza sconfitta stagionale in tre mesi. Campanello d'allarme in vista di Siviglia. Troppe assenze pesanti, Alba, Piquet, Iniesta. Tra un mese c'è il classico e il caro Galletti ci dice: rimpiange Dani Alves. Che ne pensa, Erika Eramo? Ti sta piacendo Dani Alves alla Juve? Io non mi sono molto rimpiange. Guarda, non bisogna secondo me partire così distattisti. Ovviamente le assenze ci sono e sono di tutto rispetto,
evidente che ha sofferto il Barcellona, come abbiamo detto, si è spento mano a mano durante la partita, ci sono stati poi degli errori, per esempio io ho visto anche molto spento Rakitic, infatti poi vero, è stato sostituito, quindi insomma, ci sono state un po' di defaianze. Però io Dani Alves non lo rimpiango proprio, nella Juventus sta facendo vedere che sta a fine carriera, sta a fine carriera. Ah, le ultime due anni di Alves non sinceramente fa la differenza. Beh, quello del triplete, no, dai, quello del triplete è andato quello del ma l'inizio della stagione. Ne parliamo di quello molto in problema Dani Alves sempre. Sì, sì. Beh, due anni fa faceva la differenza. Arrivata in un buon momento il fine della carriera in Barcellona di Dani Alves. Sì, sì, vabbè. Inoltre quanti anni ha già? Beh, ce n'ha 34. Poi neanche più titolare inamovibile neanche nella Juve. No, io l'ho detto anche da questi microfoni, Dani quest'anno sta veramente è andato a Torino, in italiano si dice svernare, cioè quando tu dopo l'inverno l'orso si sveglia dal letargo e quindi è andato lì, è finito l'inverno e che viva in primavera e l'estate, cioè, veramente. Senti Erika, invece in previsione del Siviglia, non ti vuole più lasciare? No, Massi, vabbè, io voglio sapere, io lo so che, però voglio sapere una cosa: in previsione del Siviglia, pensi che sia campanello d'allarme oppure insomma ci sarà una prestazione super al Sanchez Pizjuan domenica sera? Sicuramente il Barcellona ha una mentalità vincente, tendenzialmente non stecca, o almeno spero che non stecchi due partite di seguito, questo è il mio augurio, quindi io mi aspetto sempre una prestazione super, lo sai che sono positiva, ma lo so. Mi associo a te, Erika. Non posso andare contro. Va bene, la lasciamo. Sì, a malincuore la lasciamo. Sì, ma poi la ritroveremo. Poi ti ritroveremo lunedì in radio con Passione del Calcio. Ci ritroveremo lunedì in radio e ovviamente martedì con Football Outside the Box con Mario Mattioli. Perfetto. Ma è stato ai vostri piedi. La regina della notte. No, così. Seduti. Grazie Erika. Ciao, grazie a tutti. Allora, io 60 minuti, come direbbe il buon Alberto. Nel frattempo, giusto una notizia così di attualità, l'Inter che da poco ha mandato via l'ex blaugrana Frank De Boer. Te lo ricordi Albert Frank De Boer? Mi ricordo. Non mi ricordo del suo fratello che di Ronald. Di questo no. Ha giocato. Ma Frank De Boer credo che ha giocato fino al 2004? No, 2003. Fino al 2003. Bravo. Ma qualcosa ricordo. Vai, Stefano. Appunto l'Inter sta vincendo 1-0 a Southampton, nell'ultimo minuto di recupero nel primo tempo ha sbagliato rigore, gli inglesi hanno sbagliato rigore, perciò adesso avvecchi l'allenatore diciamo di questa sera dell'Inter, sta andando bene. La Roma invece ha vinto 4-2 a Vienna, mentre il Sassuolo ha pareggiato 2-2 in casa. Adesso Mourinho anche ha sconfitto, Mourinho ha perso, esatto. Mourinho ha perso. Continuano i grandi problemi la grande mentira. Sassuolo 2-2 con Rapid Vienna, mentre a Roma 4-2 con l'Austria Vienna. Nel girone del Sassuolo in un punto quattro squadre. Pensa te Max, in un punto quattro squadre se la giocano fino in fondo. Se la giocheranno fino mentre in fondo. Mentre la Fiorentina sta vincendo 2-0 contro il Liberec, ma alcuni gironi sono davvero difficili. Sì, vabbè, insomma, quella è qualcosa. Vai Alberto. Allora, ci sono due madridisti e uno le dice all'altro, dice guarda, dice un ragno sul tetto, e l'altro dice che aspetti, calpestalo. Un ragno sul tetto che aspetti calpestalo, va bene, il madridista è sempre pronto a essere un paleto, come direbbero, un po' un super paleto, un po' come il proprio capitano Sergio Ramos. Allora una grande intelligenza, Alberto mi ha capito perfettamente. Allora ragazzi, io però tornerei nella partita dell'Etihad. Perché nella partita dell'Etihad ci abbiamo visto, adesso noi tiriamo la croce addosso a Sergi Roberto nell'errore, a Digne che non c'era. Digne allora, no, aspetta. Allora, noi tiriamo la croce, come si direbbe,
in questo paese ultracattolico. Tiriamo la croce addosso a Sergi che ha sbagliato la palla verso Sergio Busquets, a Sergio Busquets che non ha preso la pilota che arrivava da Sergi Roberto, a Digne che era già centrocampo.